Bella a tutti, ciao ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Scusate l'assenza, ma devo essere sincero, ho registrato diversi gameplay ma non avevo assolutamente molta voglia di fare di editarli, quindi vi chiedo scusa, vi ringrazio per la pazienza. Quindi proseguiamo col secondo appuntamento di ciao bella, chi sei? Secondo appuntamento di Assassin's Creed. Bene, i valori sono buoni. Qua dovremmo essere. Speriamo di non averti fuso il cervello. Come? Cioè, se mi fondi il cervello. Muovi la testa e guarda le luci, proprio qui. Vedo la luce. Guarda su. Guardo su. Ci siamo. In giù. In giù. Fin qui va bene. Ora tirati su. Mi tiro su. Bene. Vabbè. Benvenuto al progetto Campione 17. Prima Grazie. Di cominciare ti servirà questo. Ci siamo. Prova, 1, 2, 3. Ehi, hey, bonjour. C'est bon? Ehi, bonjour ta sorelle. Ok, qui ora dovremmo essere Abstergono. Okay, dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non a questo livello. Resterai sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Bello sto posto, cos'è? Che posto è? Notevole, vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni. Da Abstergo 2010. Entertainment, bene, è diventata Entertainment adesso. Ora non schiavizza più, intrattiene, bene. Hai mai visto Liberation? Oh, il primo Abelin! Titolo prodotto dal Team Animus. Quella era solo la punta dell'iceberg. Presto presenteremo i nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo. E offriranno esperienze passive, certo. Varianti modificate della storia, ma solo le parti divertenti. E pensiamo di aver trovato il tema perfetto per il nostro primo prodotto virtuale. Ovvero? Pirati dei Caraibi. Ecco Jack Sparrow! No, c'entra ci niente. Vorrà un okay. minuto, ok? Tutt, buongiorno, salve. Un Mac. Bene, strano. Grazie Nancy. Buongiorno. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Siamo in Francia. Questo è tuo, lo strumento base del lavoro. Oddio. Il trasmettitore. Non ci credo. Accendilo e dai un'occhiata. Mi hanno dato un tablet. L'ho sempre sognato, un tablet. Chi di voi non ha mai sognato Avrei in un gioco avere il tablet? Perché... Sta zitta. Allora. Ok, figo, il tablet della Abstergo Entertainment, qua cosa ci racconta? Un sacco di balle, un sacco di cose, che non ce ne frega niente, buongiorno, seguiamo, ehi balla vieni qua, aspettami. Ehi, cioè io vado in giro con un tablet, perfetto. Bastardi però, in questo capitolo... Fuori dall'animo sei in prima persona, così non sanno, non mi fanno vedere chi sei. Non è giusto. Cosa vedi cazzo? Il wireless luminoso? No, ci credo, la wireless. Ti fichissimo. Siamo diretti allo studio del campione 17. Che cazzo devo fare? Cioè, più che wireless sembra un badge, perché se mi allontano non va più. Che cazzo è, l'antenna micro? Ok, facciamo così. Tuc, oh la la. Storia. Posso comandare l'ascensore col tablet? No, ma che storia, ma che cagata. Vabbè. Pronto? Andiamo. Dove? Oh, mamma. Giorno. Salve. Ah, ecco il boss, Olivier Garnou, il nostro capo, te lo presento. Bonjour. Salut, Mélanie. Che sto faccia di cazzo? Grazie. Conosci il nuovo acquisto? È iniziato oggi. Ancora no. Bonjour. Quale Buongiorno. Progetto? Campione 17, stirpe Kenway. Ethan... Connor... Edward, il pirata. Ah, ciurma! Ma ah, vaffanculo, va. Sarà divertente. Benvenuto a bordo. Melanie, posso parlarti nel tuo ufficio? A bordo, cos'è, la nave? Certo, fammi finire questa cosa e arrivo tra 5 minuti. C'est bon, è stato un piacere. Sì, se lo dici tu. Sai,
Sul piano c'è il campione 17. Ci tuffiamo nei ricordi di un generoso donatore. Desmond Miles. Dobbiamo estrarre il meglio dal suo DNA. E speriamo un giorno di creare esperienze fantastiche con quello che troveremo. Ma cosa cazzo? Quelle gambe sono di John, uno dei maghi dell'IT. Sta sistemando una cosa per te. Non sistemo, calibro. Calibra già. Ed eccoci qui, alla tua prima postazione Animus. Eh? È tutta tua, quindi siediti, rilassati e trovaci delle belle sequenze. Ma se hai che bisogno cosa? Di consigli, nell'Animus ho caricato dei programmi tutorial, così non avrai problemi. Tornerò più tardi, all'arrembaggio. Ciao. Ok, ok. Praticamente l'abstergo adesso è diventata Abstergo Entertainment. Cioè, e questo cos'è? Sembra una sorta di mega ufficio open space pieno di mini postazioni con le palme per rendere l'ambiente più confortevole, sembrerebbe. Questi che cazzo dicono non si sente, vabbè. Cazzarola. Scusate, io adesso voglio farmi un giro qua prima di proseguire, vediamo un pochettino. Fico. Quindi adesso invece di essere prigioniero, lavoro. Ottimo. Ma che cazzo, qua sono tutti uguali. Ehi, ehi tu, amico. Ehi. Boh, vabbè. È tipo in trance. Ma che figate questi ufficetti. Cazzo, non riesco a sentire cosa dicono. Non si sente. Porca trota, volevo sentire cosa dicevano. Vabbè. Ehi tu, amico. Sono zombie, vabbè. Ok, vediamo un po' dove cazzo sono finito. Mi sono perso, aiuto. Ecco, questo è ancora lì sotto, che cazzo calibra, lo sa solo lui. Va bene, entriamo in questo cazzo di Animus e vediamo un po' di buttarci all'avventura. Dovrebbe essere l'Animus 4.0, teoria. Benvenuto ad Animus Omega. Oddio. Il sistema di esplorazione dei ricordi ancestrali di sì. Abstergo Entertainment. Ok. Se hai qualche domanda, commento o dubbio riguardo come usare al meglio il tuo Animus, contatta il supervisore del progetto, Melanie Lemay. Sei stato registrato come membro del progetto Campione Dio. 17. Il tuo soggetto di ricerca primario è Edward James Kenway, nato il 10 marzo 1993 a Swansea, Galles. Calibrazione completata, segni nella norma, sistemi a posto, trasmettitori extraneurali attivati. Io comunque c'ho una domanda o un commento, ma che cazzo sei tu? Ma non lo so, perché? Perché mi parli con quella voce strana? Eccoci qua! Dovremmo essere arrivati a Lavana, penso io. Alla Havana ci facciamo una Havana glu. Assassin's Creed 4 Black Flag. Sono mega in ritardo praticamente con il gameplay, ma chi se ne frega, dai. Non è che devo fare la gara di chi mette il gameplay prima di tutti, no? Giusto? La mano la bella. Chi vuole mi segue e chi non vuole non fa niente. Stavano a Cuba! Tra l'altro... No, no, cerco solo di essere amichevole. Non voglio che mi scambino più per un pirata. Giusto. Una canaglia come voi deve stare attenta. Già. Pensare che Spagna e Inghilterra 2 anni fa erano in guerra. Ed eccomi qui a fraternizzare con gli spagnoli come niente. Qualcosa non va? No, non è niente. Sabbia nei calzoni. Qual è la miglior taverna in città? Devo fare un riposino. O una siesta, dovrei dire. Io sto andando in un pub per incontrare dei mercanti. Potrei mostrarvi la strada. Bene, andiamo. Ok, seguiamo il nostro amico. Eccoci qua a Lavana. Ok, l'interfaccia è stata migliorata. Guardate, c'è il segnalino della wireless.
cazzo che sono qui a L'Avana e non ho neanche la wireless. Come faccio a postare il mio stato su Facebook? Non posso dire agli amici che sono arrivato a L'Avana. Non c'ho campo. Chissà quanti real l'hanno rubato per finire in quel modo. Non funziona neanche il 3G. Maledetti cubani. Mettere un'antenna, no, eh? Allora. Hola, signore. Hola, chicche. No. Come estás? Qualche dozzina di real per ogni ora di conoscenza. Volete provare? Santo cielo, no, sono un uomo sposato. I mariti sono il loro forte. Ok, in poche parole ti ha detto di andare a Troie. Ah, un vero estimatore della difesa personale. Dovrei portarmi una lama d'anca, come avete fatto voi. Questa ferraglia non è niente di che. Eppure sembro un micetto a camminarvi accanto. Forse mi ci vuole un pugnale. Vediamo che cosa avete. Prenderò anche una spada, così saliremo di grado. No, che gran coppia saremo noi due, diavoli gemelli. Diavoli gemelli, certo. Datemi qualche reale, su, amico. Mi ho salvato la pelle. Ah, sì, ma certo. Saluti. Oh, salve, buongiorno. Allora, vorrei comprare qualche cosa. Ah, ok. Hanno cambiato anche questo sistema di interfaccia. Fico, mi piace. Ovviamente non posso comprare un cazzo, tranne questa spada di merda qui. Classico. Tutti gli stessi iscritti inizio sempre abbastanza screrni. Poi arriva a metà gioco che c'hai i soldi che ti escono dal... e non sai cosa farne perché ormai hai comprato tutto quello che dovevi comprare. Questa è più adatta a te. Cazzo succede? Avete scelto? Mi potevo permettere solo un piccolo coltello, purtroppo. Purtroppo. Meglio di niente. Ma certo. Oh, accidenti. Per bacco. Ho sbagliato strada, Dan. È proprio scemo. No, tranquillo, trovo un punto migliore. Che stiamo cercando? Una taverna con una specie di cortile interno. Va bene, ma arrampico, io ho già capito, ma... Stupido coglione. Por favor. Salve. Fuah. Tracchete. E mo? T'aiuto con una moneta. Va bene. Oppala. Ogni dito è un uncino. Ecco come riconosci un marinaio. L'uncino. Oh, ho preso qualcosa. Vabbè, un frammento di qualcosa. Penso, ok. Ehi, Aquilotta, ciao, Aquilotta. Voilà. Mo ci facciamo la sincronizzazione. Forse ho visto il posto. È qui vicino. Oh Cristo. Arrivo. Arrivo. Sta lì. Porca troia. Vieni qua, pezzo di merda. Ladro. Maledetto. Dove sei? Bam. T'ammazzo, stronzo. Ecco. Hai derubato l'uomo sbagliato. Ha amici molto pericolosi. Vabbè, forse non dovevo ucciderlo proprio, niente. Era simpatico. Va bene, salve, buongiorno, non è successo niente. Andiamo dal nostro amico. Torniamo lì. Una pagina. Porca vacca, vieni qui. Vieni qui. Pagina bastarda. Presa. Voilà. Che velocità. Sono meglio del Speedy Gonzales. Dov'è adesso questo? Ehi tu. Per Giove siete vivi. Certo che sì, Giove. Sono un ladrone. Conosci il dottor Emmett Brown? Grande Giove. Ok, basta. Fate con calma, aspetto qui. Tra questa feccia è bello incontrare un gallese. Sono inglese e non mi muovo da qui
finché non scoppia un'altra guerra. Il buon re Giorgio è fortunato a poter contare su un imbecille come te. Ehi! Ehi, tu! Conosco la tua faccia. Eri insieme a quei pirati giù a Nassau. No. Quella cazzo di bocca ha un riempio di piombo, è chiaro? Edward, vero? Oh cazzarola, rissa. Che stecca. Ma siete scemi, ragazzi? Adesso vi faccio neri. Bam, adabim. Ecco. Sì, buonanotte. Sì, buonanotte anche a te. E buonanotte anche a te. Boom. Yeah. Oh, guardate quanti sono questi. Trachete. E bam. Yeah. Despejad la zona. Tienen soldados. Corre. Merda. Poi mi lasciate qui. Tornerò presto. Io non ho fatto niente. Ok, sì, bomba fumogena. Ok, salve, buongiorno. Ok, salve. Porca. Buttala giù. Addio. Tu, veloce. E via. Cazzo, questi sono crudeli. Deve scappare. Via. Non lo so, boh, c'era una scaletta qui. Pigliamo la scaletta. Addio. Wow. E dai, dove cazzo è il nascondiglio, wow? Porca minchia. E voilà. Eccolo là. Wow. Trac. E via andare. Mi sono nascosto. Non mi vedete quassù. Che caso ci fa un cespuglio quassù. Pensavo che c'erano quelle specie di quelle casette dove potevi nasconderti. Invece vabbè, poco importa. Mi avete visto? Ah, però forse è meglio che esco dalla zona rossa. Sì, ok. Ok, usciamo dalla zona rossa. E io para. Salve. Buongiorno. Cazzo. Ok. Ci sono quelli. Oh, mannaggia. Oh merda. Hai visto? Via. Ok. E vai, 100%. E via. Sarà l'unico 100% che farò, perché in tutti gli Assassin's Creed sono riuscito a fare in tutta la storia. A parte, vabbè, l'Assassin's Creed 2 che per culo ho platinato, ma tutti gli altri non ho mai superato il 100% di sincronizzazione totale alla fine. Faccio sempre qualche cazzo di casino, dimentico. Ma che sei scemo? Dove cazzo? Ma che cazzo? Non so se mi ha fregato qualcosa questo faccia di culo qua. Aspettate un attimo che mi sa che è qui. Dove cazzo sei? Vieni qua, pezzo di merda. Solo rincorro un po' sto faccia di pippo. Ok. Vi ringrazio a tutti per la pazienza, comunque, che visto che sto caricando veramente pochi video. Tra l'altro, pensate di fare una sorta di modifica
al mio gestionale di video, nel senso che pensavo di fare unboxing, diciamo, di un po' tutto quello che è tecnologico, quindi per fare un po' di, visto che ho constatato che gli unboxing delle varie collector così stanno andando veramente di più e ci metto anche molto meno a farli. Comunque vabbè, questo gioco sto portando avanti, farò gameplay piano piano, tanto come ho detto non voglio fare Kenway. Eccolo qua, l'ho preso sto maledetto. Stavo dicendo che comunque non è che voglio fare la gara con altri canali per chi carica di più, cioè chi se ne frega. Comunque il mio canale lo faccio per divertimento e non per lavoro, quindi cioè il tempo che trovo. Comunque adesso io arriverò lì dove cazzo è sto faccia di minchia. Oh, dall'altra parte, che pacco. Vabbè, raggiungiamo il puntino della missione e concludiamo il gameplay. Ok ragazzi, questo gameplay finisce e ci vediamo ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA.